Allora, io direi che possiamo cominciare e do il benvenuto a tutti voi e con davvero piacere noto che siete tantissimi ad aver risposto a questo invito e a questo nuovo progetto che questa sera presentiamo per la nostra città bellissima. Tutti i dettagli cominceremo a darveli dopo strada facendo. Io do subito la parola per il saluto iniziale al sindaco Francesco Rucco. Grazie, grazie Caterina, grazie a tutti per aver accolto questo invito dopo un periodo difficilissimo e durissimo che chiaramente aveva visto un'emergenza sanitaria. Io di solito vado a braccio, però mi sono scritto due parole che preferirei leggere, anche perché non vi nascondo un po' di emozione, soprattutto rientrare in un consesso di tante persone, era da tempo che non lo facevamo ed è bello anche confrontarsi dal vivo dopo tante, tante video chat e videoconferenze. Allora, il titolo che mi è stato affidato è quello sì del saluto, ma perché siamo qui? Questa è la domanda che ci siamo voluti porre. E io rispondo dicendo che musica, pittura, scultura, canto, danza, recitazione, eccetera, sono tutte attività culturali che possono emozionare, che possono dare coraggio, che fanno bene all'anima e allo spirito ora più che mai. Ma non solo, però, possono fare bene anche da un punto di vista concreto ed economico, con un ritorno diretto ed indiretto, il cosiddetto indotto economico. Fanno bene a chi le fa e le propone, quindi noi lavoriamo per questo, come altrettanto bene possono fare a chi ne usufruisce, a chi ama queste arti. Ecco perché per me, per la mia amministrazione, per la nostra amministrazione, penso per le tantissime altre persone coinvolte, la cultura, l'arte, l'architettura e l'impresa siano una vera e propria priorità. È fondamentale che tutti noi ci si debba impegnare, si debba investire risorse e attenzioni a quello che deve essere un tema centrale. Il motore culturale è la promozione turistica della nostra città, intesa ovviamente in senso lato, che è per noi un tema assolutamente centrale da dibattere, da affrontare e da sviluppare. Se siamo qui oggi è perché siamo consapevoli che la cultura e il turismo siano tra i settori più colpiti dalla pandemia mondiale che abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle in questi mesi. La cultura oggi è un asse centrale nel modello di sviluppo del nostro paese, deve esserlo anche per la nostra città e aggiungo da Presidente di provincia anche per la nostra provincia. È per questo che abbiamo voluto coinvolgere molte persone che per il loro spessore culturale e la loro grande esperienza potranno essere sicuramente di aiuto a trovare la via migliore per tornare alla normalità e perché no, per rilanciare la nostra città e il nostro territorio attraverso nuove idee e iniziative. Come ho già detto in altre occasioni, in questo momento ci vogliono tre caratteristiche che non mancano noi vicentini, che sono sicuramente il coraggio, l'accortezza e la fantasia. Abbiamo voluto dare dei segnali ben precisi e per questo ringrazio la mia giunta, in particolare gli assessori che stanno collaborando a questo progetto, ma in particolare la Presidente della Commissione Cultura che ne è stato il cuore di questo progetto, di questa iniziativa, con iniziative che la città di Vicenza ha proposto tra le prime in Italia. Parlo ad esempio della immediata riapertura dei nostri musei che sono fruibili gratuitamente e che hanno visto un grande afflusso di visitatori anche nell'ultimo weekend. L'organizzazione di un concerto jazz che ha avuto rilevanza direi mondiale grazie ai canali di trasmissione in diretta e che ha visto riaprire al primo giorno utile, il 15 giugno, il nostro Teatro Olimpico, garantendo la visione al mondo. E poi il ritorno, perché non è sempre un termine negativo, della cosiddetta movida, perché movida vuol dire vita, vuol dire movimento, vuol dire vitalità. E quindi nel nostro centro storico in particolare, ma non solo, sempre regolamentata e contingentata, tanto da diventare un punto di riferimento anche a livello nazionale per il Ministero dell'Interno e per i comuni anche capoluogo che hanno copiato le nostre ordinanze anche per la gestione della vita, appunto, della movida, del centro storico e quindi del cosiddetto aperitivo, che ovviamente non è un evento culturale, ma è un momento di vita, dello stare insieme e della socializzazione che tanto ci mancava.
Siamo vicini agli operatori del settore con altre iniziative concrete come il rinvio e l'esenzione di tasse, di imposte, di tariffe a carico degli operatori, con contributi a chi è ancora in grossa difficoltà vista la cancellazione degli eventi, concerti, manifestazioni di vario genere. Ed è per questo che noi siamo qui, per dire che noi ci siamo, per dire che siamo al fianco di chi opera in questi settori, che hanno tanto sofferto in questo periodo e che probabilmente vedranno delle difficoltà anche nei mesi successivi, e che siamo aperti però a proposte e suggerimenti perché Vicenza è una città bellissima e che si merita di tornare a essere viva e attrattiva. Grazie. Lascio la parola. Grazie al Sindaco che è stato molto chiaro e ha lanciato in qualche modo la spiegazione del progetto che adesso io vi darò. Insieme a me poi ci saranno anche dei relatori che faranno degli interventi che vanno proprio a mirare alcuni punti che poi saranno sviluppati durante questo progetto. Io sostanzialmente risponderò a tre domande. Chi siamo? Cosa vogliamo fare? E come lavoriamo? Chi siamo? Possiamo dire ironicamente che non siamo una task force, siamo un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro dove l'amministrazione si fa centro e dove tutti voi in qualche modo partecipate e collaborate insieme a noi. Io sono la coordinatrice, diciamo, di questo gruppo e insieme a me lo coordina tutta l'amministrazione con il sindaco, l'assessore Siotto che è qui con me alla cultura, l'assessore Giovine alle attività produttive e al turismo che si scusa tantissimo ma ha avuto un impegno imprevisto e quindi spera di arrivare per i saluti finali. E poi abbiamo anche trovato dei supporti che in qualche modo hanno deciso di fare squadra con noi e di darci una mano a livello strategico. Abbiamo qui, lo ascolteremo dopo, Marco Marcatili. È di Nomisma, è capo sviluppo di Nomisma ed è un economista ed è membro del CDA nazionale del FAI. Abbiamo Edoardo Demo che ci accompagnerà anche lui durante tutto il percorso ed è uno storico economico, un accademico olimpico, voi lo conoscete sicuramente meglio perché è vicentino come noi, anche se Marco Marcatili si è definito vicentino d'adozione ormai, nonostante arrivi da Bologna. Ed è anche membro del Consiglio Scientifico della Bertoliana e anche lui ci accompagnerà durante tutti e cinque gli appuntamenti che seguiranno. E siamo quindi un gruppo. Ecco, se noi siamo i coordinatori, io vorrei forse chiaro fin da subito che voi fate parte di questo gruppo e questo gruppo può allargarsi ancora, perché quello che è importante è che tutti vogliamo in qualche modo metterci insieme, mettere insieme le competenze, le visioni di ognuno e cercare di trovare un filo conduttore che ci accompagni a lavorare insieme per questa città. Quindi chi anche si volesse aggiungere strada facendo è bene accetto e troveremo il modo per farlo collaborare con noi. Visione e azione. La visione è necessaria, ma va motorizzata con l'azione. C'è un proverbio giapponese che dice che la visione senza l'azione è un sogno ad occhi aperti, ma l'azione senza visione praticamente è un incubo. Ecco, io sono convinta di questo. Io sono convinta che bisognerà sempre partire dalla visione, perché se tutti insieme ci impegniamo e troviamo una visione comune, in qualche modo poi l'azione arriverà e ci dovremo impegnare proprio per creare delle azioni consapevoli e mirate, finalizzate a costruire un progetto insieme. Arte, cultura, architettura e turismo e impresa non sono mondi separati ma vasi comunicanti e questo è il motivo per cui siete tutti qui oggi, questo è il motivo per cui snoderemo poi le altre fasi del progetto attraverso l'analisi di questi comparti che però non devono rimanere comparti separati, non devono mai restare, devono in qualche modo dialogare fra loro e probabilmente dall'incontro delle esigenze dei vari settori riusciremo anche a sviluppare delle soluzioni comuni. Cosa vogliamo fare? Il tempo Covid è stato sicuramente un'esperienza che ha segnato tutti noi e ci ha lasciato sicuramente degli insegnamenti. Io credo che soprattutto ci abbia insegnato che siamo tutti abbastanza fragili, forse più fragili di quanto avremmo pensato, e nello stesso tempo che da soli si fa fatica ad andare avanti, ad ottenere buoni risultati.
Proprio in questo tempo sospeso di fragilità, noi abbiamo capito che unendo le forze forse è più facile migliorare ed è più facile venire fuori da una situazione difficile. L'abbiamo imparato a livello proprio di pandemia, in quanto abbiamo visto che il comportamento del singolo da solo non basta, ma serve per salvaguardare tutta la comunità, vale anche per le nostre attività. Se noi mettiamo insieme le nostre visioni, se noi mettiamo insieme le nostre energie, forse riusciamo anche ad ottenere un qualcosa che avvantaggi tutti quanti. Dobbiamo rimodulare gli strumenti e iniziare a lavorare in un'ottica di sistema. Cosa significa? Significa comprendere che forse l'individualismo è un qualcosa da superare, che forse pensare nell'interesse collettivo ci aiuta e mettendo l'energia di ognuno a servizio di una visione comune, forse riusciamo anche ad ottenere di più. Perché ricordiamoci che fare sistema ha decisamente dei vantaggi e non solo ideali, ci rende anche in qualche modo più ricchi, perché facendo sistema si ha anche un potere contrattuale più alto e quindi chiedere anche un supporto, anche finanziario, come città e non solo come singolo ente o associazione, può sicuramente portarci dei vantaggi collettivi. L'importanza di conoscerci, sì, è importantissimo che ci cominciamo a conoscere e cominciamo a capire le potenzialità e le volontà e quello che ognuno di noi potrebbe dare a questo progetto. Questo è il motivo per cui vi abbiamo chiesto un video che vi assicuro sarà usato e servirà, perché servirà per altri progetti che costruiamo insieme, e soprattutto vi abbiamo chiesto di compilare un questionario che serviva proprio a farci capire chi siete. E su questo questionario lavoreremo più tardi, perché vedremo anche in base alle risposte che avete date che dati sono emersi e gli spunti che ci possono dare per andare avanti. Cosa vogliamo fare? E qui arriviamo al progetto e alla sua dinamica e alla sua struttura vera e propria. Sono 6 tappe. Una presentazione, che è quella che cui stiamo assistendo questa sera. Poi ci saranno 4 confronti dibattito più specifici e un confronto conclusivo dove di nuovo saranno chiamati tutti, anche di settori diversi, a trovarsi insieme, a discutere insieme e a tirare le fila di quello che bene o male è avvenuto nei vari dibattiti e nei vari incontri che svilupperemo insieme. Vicenza è una città bellissima e di questo siamo tutti consapevoli. Ha una pluralità di vocazioni e che tutte in qualche modo possono confluire in questa nostra visione di città e percezione di città bellissima. Vediamo un po' come io abbiamo sintetizzato queste tappe adesso in maniera abbastanza empirica, ma vi assicuro che all'interno di queste 4 di questi 4 incontri ci sarà il modo veramente di affrontare tantissimi temi e di affrontare anche le connessioni fra i vari temi che in qualche modo verranno sviluppati. Abbiamo pensato a questa città bellissima come città della bellezza e quindi andremo ad affrontare il ruolo dell'arte, dell'architettura e del design, città della cultura, il ruolo delle imprese creative e culturali, città della conoscenza, e qui entrerà in gioco l'università e il ruolo della formazione e dell'educazione e di tutte le imprese, città turistica attrattiva, il ruolo dell'accoglienza e della ricettività turistica. Qui state vedendo un insieme di temi che potranno essere trattati e che entreranno in gioco, non necessariamente chiusi in uno solo dei 4 incontri, ma potrebbero anche essere in qualche modo collegati uno all'altro e tornare da un incontro all'altro. Architettura e rigenerazione urbana, università, formazione, educazione, i luoghi della cultura, quindi i musei, i teatri, le gallerie, cultura e impresa, una connessione che dovremo sicuramente sviluppare e che probabilmente rappresenta il futuro, perché la cultura può diventare un eccezionale motore di sviluppo per l'impresa e l'impresa diventa necessaria per valorizzare la cultura. La programmazione e il coordinamento degli eventi sembra un tema un po' più spicciolo, ma è un tema importante, perché quante volte abbiamo visto che in qualche modo andavamo a sovrapporre eventi in vari luoghi della cultura della città e in qualche modo ci lamentavamo anche. Proviamo a programmarci, proviamo a coordinarci, magari riusciamo anche ad avere una programmazione più sensata e che faciliti e avvantaggi tutti quanti. Il dialogo fra l'arte, design e scienza,
La scienza non è un caso che l'abbiamo messa, abbiamo delle istituzioni scientifiche favolose, abbiamo dei rappresentanti di scienza fantastica. E quante connessioni possono esserci fra l'arte, il design e la scienza? Io qualche volta penso al ruolo dello scienziato e al ruolo dell'artista. Hanno in comune tantissime cose, soprattutto hanno in comune che spesso e volentieri sono dei visionari, nel senso buono del termine. Quindi scienza e cultura, la scienza può essere una fonte di ispirazione per la cultura, per il design, per l'arte. Tratteremo anche questo. Turismo e impresa, turismo e ricettività, che indissolubilmente vanno legati all'offerta culturale e non solo all'offerta culturale. Centro storico, quartieri e periferie, qui torniamo in gioco con l'architettura, ma non solo con l'architettura, perché l'arte e il design possono favorire e il turismo entra in gioco. Architettura e sostenibilità, il tema della sostenibilità va affrontato e tutti insieme potremo anche pensare a delle soluzioni, guardo gli architetti principalmente, ma credo che sia un tema di attualità che dovremmo contemplare. Arte, cultura e contaminazione. Contaminazione è una parola che dovremmo tenere sempre ben presente come connessione per il fatto che oggi più che mai è proprio attraverso la contaminazione che possiamo trovare nuove ispirazioni. E poi le grandi mostre e le ricadute sulla città, ecco, andremo a toccarli. Io ho messo i puntini sospensivi e non è un caso, perché io vorrei che altri temi emergessero dal nostro confronto e che potessero essere fonte poi di dibattito tra noi, strada facendo. La cultura come motore di sviluppo primario, ve lo dico perché gli interventi che andremo a fare, che andremo ad ascoltare dopo, hanno tutti come tema centrale la cultura connessa con un altro settore ed è per questo che in qualche modo ci porteranno dentro quello che sarà la strada che andremo a compiere insieme. Cosa vogliamo fare? La città bellissima. Vicenza è una città bellissima oggi e lo sappiamo tutti, ma forse quello che non è chiaro è la percezione del perché sia bellissima Vicenza, la percezione di quale sia la sua vera identità. Ecco, la ricerca di un'identità per Vicenza, un'identità che racchiuda la bellezza nelle sue varie vocazioni e nelle sue varie espressioni, sarà uno degli obiettivi che mi auguro vorremmo porci di perseguire insieme. Questa proposta è condivisa ed è da costruire insieme. Ecco, io qui sì davvero chiedo il vostro aiuto, chiedo una collaborazione fattiva, perché quello che noi come amministrazione proponiamo è un qualcosa che voi dovrete accogliere ma restituirci in qualche modo e dovrà essere un dialogo continuo fra noi, voi ed un lavoro comune. Ho inserito Vicenza città bellissima domani perché? Perché il lavoro che noi facciamo oggi su Vicenza potrebbe portarci anche a pensare come svilupparlo domani. Dal lavoro su Vicenza che faremo oggi insieme potremo pensare poi ad una promozione di Vicenza fuori da Vicenza. Come lavoriamo? Lavoriamo in modo costante. Il tempo fra le tappe non sarà un tempo morto, non sarà un tempo vuoto. Noi vi ospiteremo, non tutti insieme sempre, nei diversi appuntamenti che andremo a fare, che si svolgeranno più o meno tra settembre e dicembre di quest'anno, ma il tempo fra le tappe sarà un tempo che noi utilizzeremo per contattarvi e non dico per mettervi al lavoro, ma comunque per richiedere il vostro feedback continuo. Il questionario che avete avuto da compilare questa volta sarà magari sviluppato come un'intervista, come una richiesta di proposta, come uno scambio di opinioni, ma comunque sarà un tempo che utilizzeremo insieme. Siamo tutti coinvolti, lo ripeto, l'amministrazione coordina, ma ci teniamo immensamente che sia il coinvolgimento diretto anche di tutti voi, dai più giovani ai meno giovani, da chi si occupa di cultura, chi si occupa di turismo, a chi si occupa di impresa o di architettura. Quali aspettative, quali strumenti e quali obiettivi? È un qualcosa che potremmo definire anche questo strada facendo, perché gli obiettivi e le aspettative che vorremmo darci in qualche modo le potremo sviluppare dialogando fra di noi. Io qui ho ipotizzato 4 obiettivi che sono forse degli obiettivi sostenibili, diciamo, in maniera abbastanza sicuramente impegnativa, ma che ci consentono di lavorare insieme.
Adottare una cultura di sistema per essere più forti e forse più ricchi, l'abbiamo detto prima, ed è forse l'obiettivo primario ed è anche la molla che ci ha spinto ad invitarvi tutti quanti a partecipare a questa iniziativa. Proviamo a fare sistema. Oggi non si può più prescindere da questo e ce l'ha insegnato il Covid, ma probabilmente sarebbe arrivato lo stesso il momento di ripensare e di rivedere i nostri obiettivi non più in chiave puramente individuale, ma anche di sistema e di collettività. Indagare e sviluppare un'identità di Vicenza, proviamoci. Vicenza ha questo meraviglioso aggancio e questa meravigliosa simbiosi con Palladio. Non dobbiamo certo snobbarla. Palladio è un epicentro culturale a Vicenza. Abbiamo dei gioielli che abbiamo solo noi. Cerchiamo di sviluppare attorno all'opera palladiana, attorno alla sua figura, degli elementi che in qualche modo di unicità che davvero rendano Vicenza unica anche per chi non è vicentino. Un marchio Vicenza Città Bellissima che interpreti questa identità. Questo non credo sia un sogno, perché nel momento in cui lavoreremo insieme per trovare questa identità vicentina e decidere di coordinare l'azione culturale e turistica attorno a questa identità, io credo che potremo davvero pensare di costruire insieme un percorso che ci porti a coniare un marchio, Vicenza Città Bellissima. E questo marchio poi caratterizza Vicenza e rende più forti tutti noi che a questo marchio apparteniamo. Scegliere e costruire insieme un progetto concreto per Vicenza è un altro obiettivo che io mi auguro vorremmo tutti conseguire insieme, perché lo sceglieremo insieme il progetto. Un progetto può essere di partecipare tutti insieme per Vicenza Capitale della Cultura, anche questo può essere una strada comune alla quale possiamo dire partecipiamo tutti insieme, mettendo le nostre eccellenze e guardate che solo cercando di formulare una lista di inviti per cercare di pescare, di prendere le persone, ci siamo accorti di quante eccellenze, di quante competenze ci siano in questa città e quindi non è quello che ci manca solo probabilmente il desiderio e la visione di lavorare insieme per un bene comune. E proviamo ad aggiungere un altro, e quest'altro obiettivo potrebbe essere che se riusciamo a completare questo percorso in maniera positiva, potrebbe essere che ci troviamo con un bel marchio Vicenza Città Bellissima e potremo decidere da gennaio 2021, una volta finito questo percorso, di avviare una fase 2 in cui possiamo pensare anche a promuovere questo marchio sul turismo locale, sul turismo nazionale e anche per il turismo internazionale. È un progetto da costruire insieme. Siamo insieme, io davvero quello che mi aspetto da voi è che come siete venuti qui, e devo dire con entusiasmo perché abbiamo avuto davvero tante tante richieste di partecipazione e siamo riusciti a fare una diretta perché tante persone non sono riuscite ad entrare qui questa sera, ecco io vi chiedo anche l'entusiasmo e la voglia di partecipare e di co-costruire un progetto insieme o una strada verso un progetto. Adesso io lascio la parola a 4 ospiti che noi abbiamo e che faranno un intervento che, come dicevo prima, mettono insieme la cultura ad un altro settore. Comincia Edoardo Demo, che è una nostra spalla fissa di tutto il percorso. È professore di storia economica Univerona, accademico olimpico, consiglio scientifico della Bertoliana. Vicenza, ieri, oggi e domani. Edoardo, vieni qui. Grazie, intanto sono veramente molto contento di essere presente qui oggi perché mi sembra molto importante, lo dico fin da subito, l'idea di fare un progetto di questo tipo per cercare di coinvolgere tutte le associazioni di tipo culturale o di altro tipo che operano a Vicenza per cercare di trovare un filo conduttore che possa permettere di trovare una soluzione anche ad una situazione particolarmente complicata come quella che si è venuta a creare. E sono molto contento perché sono vicentino, fiero di esserlo, lo vedete anche dalla mia mascherina, il cuore batte bianco-rosso. Ma non vivo a Vicenza adesso, anche se per lavoro sono spessissimo a Vicenza e questo a volte mi permette anche di avere un po' uno sguardo disincantato sulla città, cioè provare a vedere dal di fuori cosa succede in città.
Nel mio breve intervento mi soffermerò su alcuni aspetti relativi a cultura e impresa visti nel passato, ieri, la situazione odierna e che cosa si può prospettare per il futuro. Quali potrebbero essere le risorse per la città per poter crescere ulteriormente nel futuro? Partiamo da ieri. Vicenza è una delle poche città in Italia che può avere un binomio cultura-impresa così forte nel passato. Il passato imprenditoriale della città è un passato plurisecolare che va lontano nei secoli. La città conosce una fase di forte crescita non solo nel periodo palladiano che tutti vediamo, come è stato detto anche prima, ma la fase di forte crescita inizia già nel XV secolo, nel 400, quando la città sviluppa delle manifatture tessili di livello internazionale. Non è un caso che Franco Barbieri, qualche anno fa, avesse rilevato come l'impronta cittadina fosse indubbiamente palladiana, ma come Vicenza sia una città che mantiene un numero di palazzi gotici quattrocenteschi che non ha pari tra le altre città del Veneto, esclusa Venezia. Quindi questo per esempio è un primo aspetto. Il periodo palladiano è il vertice di una fase di crescita. La storia economica della città non è una storia fatta di soli successi, È una storia fatta anche di cadute repentine, di crisi. Ma quello che ha sempre contraddistinto la città è stata la capacità di reagire a queste crisi. A periodi di intenso sviluppo, quello probabilmente più intenso è quello che va dalla metà del 400 alla peste del 1630, sono seguite altre fasi di difficoltà, a cui però la città è riuscita a reagire. Vi do un solo dato. Vicenza, prima della metà del 400, aveva una popolazione di circa 10.000 abitanti, era considerato un'orbicola. Nel periodo palladiano quadruplica la sua popolazione, ma le altre città vicine non hanno un andamento demografico di questo tipo. Il fatto che la città quadruplichi la popolazione è direttamente correlato al fatto che era una città che produceva, una città ricca, una città che richiamava manodopera, richiamava gente per venire a lavorare qua. Tre esempi veloci che riguardano tre enti culturali attivi nella città oggi, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Partiamo dal Cisa Palladio, che è uno degli enti culturali della città, forse tra i più importanti. Non è un caso che abbiano voluto nel cortile di Palazzo Barbaran mettere un gelso, per ricordare proprio come il passato della città sia un passato imprenditoriale e come i committenti palladiani fossero uomini d'affari internazionali, operanti soprattutto nel settore della seta, ma non solo, e come loro fossero aperti, capaci di accettare una figura dirompente come Palladio, perché erano cosmopoliti anche a livello imprenditoriale. Non erano solo vicentini, ma erano di casa anche in corte di Spagna, in corte di Francia, all'estero. E questo è un tratto che la città mantiene ancora oggi dal punto di vista imprenditoriale. Secondo esempio, l'Accademia Olimpica. Tutti quanti lo sapete, e nel Teatro Olimpico vengono rappresentati i primi accademici... No, tieni più alta la mano. Sì. I primi accademici sotto forma di statue. Non ci sono solo appartenenti alle famiglie principali nobili della città, ma ci sono anche personaggi meno conosciuti. Vi faccio due riferimenti, Giambattista Pellizzari e Alessandro Mora, che sono due accademici olimpici, non sono nobili, appartengono alla classe imprenditoriale della città, sono uomini d'affari internazionali, non solo, sono però anche eretici, dissidenti religiosi, sono calvinisti. Questo non significa che non ci sia la loro statua nel Teatro Olimpico, perché la Vicenza di Palladio era una città tollerante, aperta, aperta alle idee religiose anche diverse. Poi è stata Venezia ad imporre con l'Inquisizione una caccia al calvinista dell'epoca. Terzo esempio, Biblioteca Civica Bertoliana. La biblioteca conserva degli archivi storici pazzeschi. Archivi di impresa che datano dal XV secolo con dei pezzi unici che non sono ancora stati adeguatamente valorizzati, non per colpa della biblioteca, ma perché sono lì in attesa di essere studiati, valorizzati. C'è un archivio eccezionale della famiglia Velo, in questo caso nobile, con palazzo in Contrà Carpagnon,
per la quale sono rimaste le lettere commerciali con tutto il mondo, compreso il Sud America e l'Estremo Oriente, per il commercio di seta ovunque. Nobili che commerciano a livello mondiale. Storia dell'impresa del passato? Ci sono donne. Vicenza è un'altra particolarità. Ha donne a capo di imprese internazionali. Un nome fra tutti, Bianca Nievo Angaran, moglie del committente palladiano Giacomo Angaran, la quale è a capo di un'impresa serica che produce veli di seta da vendere sul mercato lionese, è una donna conosciuta in città in quanto poetessa, è una donna che fa una fine tragica. Calvinista, viene strangolata nel 1588 in quanto eretica. Però era una donna libera, a capo di un'impresa che portava il suo nome. Questa è la Vicenza del passato, quindi è una carta da giocare. Cultura e impresa è un binomio che funziona benissimo per Vicenza, meglio che per qualunque altra città d'Italia. Oggi, cos'è la Vicenza di oggi? Certo, dobbiamo basarci su alcuni elementi che sono della situazione pre-Covid, però l'ultima indagine del Sole 24 Ore per la qualità della vita mette Vicenza all'11° posto in Italia. Quindi è una città e una provincia in cui si vive bene. Secondo aspetto, Vicenza è la terza città d'Italia per export. Anzi, proprio prima del Covid, dal lato manifatturiero, eravamo riusciti a superare, scusate se uso il, ma vengo coinvolto dalla parte, si era riusciti a superare Torino. Vicenza, per quanto riguardava l'aspetto manifatturiero, era diventata la seconda città, provincia d'Italia, per export. Se andiamo ad analizzare l'export pro capite, cioè per abitante, Vicenza è prima in Italia. Questa è una cosa da tenere presente quando parliamo di cultura e impresa. E oggi un ruolo fondamentale ce l'ha la Fondazione Studi Universitari, perché Vicenza è una città che ha i numeri per diventare una città universitaria. La Fondazione Studi Universitari, che ha deciso di sostenere la crescita universitaria della città non a casaccio. Probabilmente la presenza di un corso di laurea in lettere a Vicenza non avrebbe senso. C'è già a Padova, c'è già a Verona, c'è già a Ca' Foscari, a Venezia. Ma un corso di laurea in ingegneria gestionale o un corso di laurea in economia, imprese e mercati internazionali, come quello che presiedo, ha senso in una città come questa. Proprio perché viene incontro a quelle che sono le esigenze del territorio e le esigenze della città. E questa è una sfida importante. Vicenza domani. Primo aspetto su cui vorrei soffermarmi. Certo, la situazione che si è venuta a creare è una situazione molto complicata ed è una situazione molto difficile. Però bisogna pur sempre realisticamente considerare che questa situazione non ha riguardato Vicenza. Vicenza è un piccolo punto in un mondo molto più grande. Bisogna anche avere però la schiettezza di credere e di vedere che i problemi non sono solo di Vicenza città. E questo lo dico perché molto spesso viene vista la situazione vicentina come una situazione disastrosa. Molto spesso la descrizione è di una città che ha un sacco di problemi. Però io vi inviterei a provare a leggere gli organi di stampa, per esempio, delle città vicine. Andare a vedere cosa scrivono di Venezia. Cosa scrivono di Verona, cosa scrivono di Padova, di Treviso, di Mestre. La situazione è negativa dappertutto. Anzi, su alcuni aspetti, Vicenza è messa meglio di altre città che vi ho appena nominato. Città come Verona e Venezia, che contavano tantissimo, Venezia in modo particolare, sul turismo. In questo momento una città che come centro storico ha circa 50.000 abitanti, non ha le risorse per andare avanti se non tornano i turisti, oppure deve trovare una strada alternativa. Con questo cosa voglio dire? Giusto la critica, giusto
tenere presente i problemi, ma non farli più grandi di quelli che sono, perché i problemi ci sono anche al di fuori di Vicenza. E questa è una cosa su cui secondo me vale la pena ragionare e soffermarsi. Cosa può fare la Vicenza del futuro? La Vicenza del futuro sicuramente, si spera, potrà riprendere dall'alto dell'internazionalizzazione economica e dall'alto dell'export. Certo, bisognerà trovare delle nuove soluzioni, però la città ha quest'anima che è un'anima molto forte. Questo è un aspetto importante, sicuramente. Seconda sfida importante, che ho richiamato anche prima, Vicenza ha un futuro come città universitaria che è tutto da scoprire. Non potrà mai essere Padova, non potrà mai essere Verona, non potrà mai essere Venezia. Ma però, scusate, ma però non si dice, però ha sicuramente un futuro davanti a sé su questo campo, proprio perché le scelte che sono state fatte sono scelte oculate, pensate, che possono, che hanno una visione, che c'è un domani, e secondo me questa è una strada assolutamente da percorrere. Chiudo con una cosa che mi disse, non molto tempo fa, prima del Covid, immediatamente prima del Covid, il direttore marketing di una grossa impresa internazionalizzata che opera nella forgiatura a livello assolutamente internazionale. Mi disse: Edoardo, io mi sono accorto una cosa. Quando viene il cliente giapponese e il cliente statunitense, se io lo porto al Maglio di Breganze, immagino che tutti quanti voi lo conosciate, il Maglio di Breganze è un esempio di archeologia industriale del XV secolo tuttora attivo, il cliente statunitense o giapponese mi firma subito la commessa. Cosa ha deciso di fare questa grande impresa? Di sostenere un progetto di ricerca che ha uno slogan, la conoscenza, che potrebbe essere anche il nostro, la conoscenza del passato, un brand per vincere le sfide del futuro. Grazie. Adesso, da cultura e impresa, proviamo a immergerci con Gianfranco Marinelli, che non ha bisogno di presentazioni, però ve lo presento lo stesso, scrittore, regista e direttore del ciclo di spettacoli classici, che invece ci condurrà dentro questo incontro fra cultura e arte. L'arte del sapersi trasformare di fronte agli eventi, mai più attuale, direi che potrebbe essere un tema. Sì, non ho bisogno di presentazione, mi chiamo Giancarlo, però. Niente, non c'è problema. Era la scritta giusta, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Simona, buongiorno a voi che siete qui. Allora, stamattina nel pensare a quello che, insomma, in qualche maniera potevo raccontarvi, sono incappato in un evento stranamente corrispondente a... Mi devo sedere, mi fanno il cenno. Vabbè, mi siedo. In un evento stranamente, dicevo, corrispondente alla giornata di oggi. Perché mio figlio è arrivato in camera e ha detto di aver visto una foto che l'aveva molto inquietato. Una foto che io neppure mi ricordavo di tenere in fondo alla libreria. Mi ha chiesto chi fosse il viso di quell'uomo e ci ho messo un po' a riconoscerlo, perché non ricordavo proprio di averla messa lì, anche perché era coperta da una piccola catasta di libri. Il viso è, ed era, quello di Antonin Artaud. Non vi voglio annoiare sulla storia di Antonin Artaud. È stato probabilmente uno dei più grandi teorici del teatro, un uomo che ha avuto una vita molto difficile. Sarebbe persino effettistico, per i tempi in cui viviamo, raccontarvi la sua teoria circa il teatro come la peste, il teatro della crudeltà. In tempi come questi
citare anche alcune delle sue frasi, sicuramente colpirebbe la vostra percezione. Quello che invece mi interessa dirvi di Artaud sono i suoi ultimi istanti di vita. Perché Artaud, morto da un punto di vista della geografia umana in un manicomio, morto pazzo, clinicamente giudicato pazzo, è morto seduto su una sedia guardando il suo letto vuoto con una scarpa in mano. Su questa scarpa in mano si sono chiaramente, nella storia, lui è morto mi pare nel 1948, aveva poco più di 50 anni, si sono sviluppati teoremi di letteratura, sì, veri e propri teoremi, perché tutti volevano dimostrare il significato di questo gesto così apparentemente tanto assurdo quanto misterioso. Ed allora quella scarpa in mano oggi mi è tornata in mente in maniera prepotente, perché questo periodo che abbiamo passato, per qualcun altro questo periodo non è ancora passato, per qualcun altro ancora questo periodo deve ancora passare, in questa sorta di schizofrenia del tempo, della sua previsione e anche della sua analisi, sicuramente ci sono stati, bruttissima parola, settori che hanno sofferto più di altri. E non vi è dubbio che i settori del cosiddetto spettacolo dal vivo siano quelli che abbiano subito le più forti interruzioni da un punto di vista produttivo, economico, nell'impatto sul lavoro. Vorrei però precisare subito che questo mondo non stava benissimo prima. Questo è molto importante ricordarlo, perché pare che stiamo parlando di un male come il coronavirus che è intervenuto a ledere, a violare case che erano perfette prima. No, non era esattamente. Voi pensate che per l'emergenza del coronavirus la Germania ha destinato allo spettacolo tedesco una cifra che è pari a 120 anni di FUS, quindi di Fondo Unico allo Spettacolo, dato al Ministero italiano a tutte le imprese riconosciute dal Ministero. Questo è un dato matematico, non è oggetto di interpretazione. Non è virologia questa, eh? Questo è proprio un dato che vi posso portare in maniera incontrovertibile. Questo ci dice che al di là delle differenze economiche, delle differenze produttive che hanno questi due paesi, c'è però una distanza siderale nell'impiego di queste risorse. Ed allora, come può porsi Vicenza? Come può porsi una città che conta nell'architettura, l'abbiamo appena detto, ma io penso alla letteratura in particolare, autori che sono studiati, invidiati e amati in tutto il mondo. Che cosa può fare? Io me lo sono chiesto tante volte durante questo periodo, dove evidentemente avevo l'interesse, ma come dire, la responsabilità di portare una barca in porto. Non è un caso che chi ha visto il manifesto scelto quest'anno per la rassegna dei classici da me diretta all'Olimpico, abbiamo scelto non soltanto il Nostos come titolo, cioè il ritorno, un ritorno fatto attraverso il dolore, ma abbiamo scelto di incastonare l'Olimpico in una sorta di scoglio, come se fosse veramente il Dorado, come se fosse veramente la meta che così faticosamente stiamo provando a ritrovare, a raggiungere. Cosa può fare? Io suggerisco soltanto due vie che vi sembreranno in una giornata così importante piccole piccole. La prima, io ho capito una cosa,
e più che da direttore dell'Olimpico, l'ho capita da uomo che ama, che vive per le parole, per le storie, per le immagini. Noi abbiamo un dovere, in questo sono molto maoista io, sono molto simile a Godard, gli autori non hanno diritti, hanno soltanto doveri. Abbiamo un dovere, che è quello di raccontare storie necessarie. Il dovere che abbiamo come narratori della bellezza è quello di raccontare storie necessarie. Se ben pensate, l'emergenza è questo, no? Nell'emergenza siamo costretti a ritrovare la radice fondamentale dell'esistenza. Andiamo a sottrarre tutto e arriviamo a quella essenzialità senza la quale nessuno potrebbe più esistere. Ecco, noi dobbiamo raccontare storie necessarie e devono essere talmente necessarie quelle storie che chi viene a vederle deve sentirsi altrettanto uno spettatore necessario. Dobbiamo tornare ad un rapporto fra fruizione dell'arte e creazione, a un rapporto fra creazione, creante, creatura di necessarietà. Questo è fondamentale per il percorso che almeno io e anche un po' Arto aveva in testa. La seconda cosa, anche questo mi sembra... Le istituzioni devono darci il diritto e prendersi a loro volta il diritto di sbagliare. Sì, signori, non necessariamente un grande investimento nella cultura deve portare a determinare, non necessariamente la fiducia che un'istituzione ha nei confronti di un progetto deve essere poi commisurata e proporzionale al successo economico che quel progetto ottiene. Vi faccio un esempio, anche questo, molto semplice. Qualcuno di voi forse avrà visto o sentito parlare dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino. È un film che ha mandato in rovina metà studios di Hollywood. Se però ascoltate l'intervista del regista che l'anno scorso, non sarei qui se non avessi visto quel film. Questo per dire che chi organizza arte, chi organizza cultura, chi fa cultura ha il diritto di sbagliare. Non può essere giudicato diversamente da miliardi e miliardi di investimenti che abbiamo fatto e che nulla hanno fruttato da un punto di vista industriale. Potrei raccontarvi grandi aziende che sono state investite, ma non voglio farlo perché non mi interessa la... probabilmente giusti, ma non hanno portato a nulla. Della cultura e sulla cultura presuppone, deve presupporre la necessarietà, ma anche la sua alearità, anche il suo essere ale, il suo essere rischio. Non può più essere rischio però l'importanza di quell'investimento. Ecco, quello che unisce la necessarietà con il diritto di sbagliare è riconoscere nella cultura, riconoscere nella bellezza un cardine, mi viene da dire quasi costituzionale, cioè la ricerca della felicità nella Costituzione americana. Per noi è come per Bergson, vivere è un impulso creativo, ma è necessariamente anche conservazione integrale e automatica del passato. La bellezza è da dove veniamo, la sua ricerca, il suo perseguimento, come se fosse proprio un latitante, è la priorità della nostra vita. Infine, un altro mi è piaciuto molto quella cosa che avete scritto, costruire il futuro. Ecco, noi che facciamo le mostre, che facciamo teatro, credetemi, ho studiato tanto in questo mese, non usiamo più il verbo allestire. Ho scoperto, nel vocabolario italiano delle tecniche dello spettacolo, il verbo allestire, il sostantivo allestimento, sta creando a livello inconscio di comunicazione dei danni irreparabili. Pensate, il verbo allestire è un mistero da dove derivi. Addirittura per qualcuno c'è lesto dentro, per cui allestire significa mettere su qualcosa in maniera veloce e improvvisata. Per cui chi allestisce
nella parola dà un senso di provvisorietà, per qualcun altro è un idioma tedesco che contiene dentro una costruzione con il rischio. L'arte va costruita, l'arte costruisce, non allestisce più, espone, esibisce già brutto, espone ma non allestisce. Ed allora queste tre parole, necessarietà, diritto di sbagliare, importanza fondamentale, costituzionale della bellezza, costruzione e non più allestimento. Perché forse è chiara l'immagine di Artaud con la scarpa in mano. Guardate, mai come in questi mesi l'abbiamo capito, e l'hanno capito soprattutto coloro che hanno visto sparire, rapinati dal male, persone a cui non sono potuti stare vicino. Qualunque uomo se ne vada, e ancora di più quando è un artista, fa proprio questo, ci consegna una scarpa, è la sua scarpa, è la sua storia, sta a noi indossarla e camminare anche al posto suo. Grazie. Ora, se mi date 20 secondi, avremo con noi lo che abbiamo su Skype. Massimiano Bucchi, ordinario di Scienza, Tecnologia e Società all'Uni di Trento, che ci parlerà dell'importanza di raccordare tradizione e innovazione investendo sui saperi come motore di rilancio. Mi date un minuto che proviamo a chiamarlo perché in teoria siamo pronti. Allora. Buonasera professor Bucchi, abbiamo un problema col volume, chiedo, e anche col collegamento, stacca da lì. Lei mi sente? Ok, però noi non sentiamo lui. Eccolo, alza. Ok, alza. Proviamo adesso. A sentirlo, esatto. Quello dei computer. Per l'audio c'è, non sentiamo lui su Skype. Sì, c'è. Purtroppo non lo sentiamo su Skype. Cosa possiamo fare? Proviamo a mettere giù e richiamare un attimo. Proviamo, esatto. Lo metto giù e richiama. Sopra. Niente, non va. Allora facciamo una cosa.
ammalato, proviamo così. Così lo sentiamo dal computer. Sì, provi a parlare. Può provare a parlare? No, non lo sentiamo. Da computer proprio neanche no, da... E quindi come posso fare? Che non... Così neanche. No, così. 1, 2. Ok. 1, 2. Però... Così sì. Riprovi? Vuole che alzi un po' l'audio? Sì, sì, perfetto. Così la sento. Alzo un po'. Alzo ancora? Lo sentite adesso? Non vorrei che si distorcesse qua. Il video, o... Perché non abbiamo il video così. No, bene. Vabbè, la sentiamo. Mi piace solo che non riusciamo più a vederla, ma la sentiamo, quindi direi che è meglio ascoltarla. Va bene? Ok. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. E volevo partire da una riflessione più generale, poi arrivare a una specifica. Nei momenti di crisi, nei momenti di cambiamento, è sempre importante riflettere sulla... Si sente? Sì. Sì, sì. Sì. È sempre importante riflettere sulla propria identità e fare il punto sulla propria identità. E l'identità di Vicenza, per me come sociologo, è un'identità che è fatta naturalmente di tradizione, ma è fatta anche di innovazione. Palladio e Pigafetta, lo sappiamo benissimo, sono stati due grandi innovatori, hanno visto e hanno saputo creare e intercettare il cambiamento. Che cosa significa oggi riscoprire questa identità? Secondo me significa fondamentalmente centrarla attorno al sapere. Il sapere è la ricchezza del nostro tempo, e sapere significa innovazione nel senso di tecnologia, ma non solo di tecnologia. Abbiamo avuto una dimostrazione nel corso di questa pandemia dell'importanza non solo e non tanto della tecnologia per lavorare, per fare quello che stiamo facendo adesso, ma di saperla comprendere, saper comprendere le potenzialità e i limiti della tecnologia. Usare le tecnologie digitali è qualcosa che può fare un bambino piccolo, ma comprendere la tecnologia, investire sul sapere significa anche prepararsi alle tecnologie che verranno, che oggi non ci sono, che saranno centrali nel turismo, saranno centrali nell'impresa. Quando dico sapere intendo un sapere vivo, non un sapere come conservazione della tradizione. E in questo senso, dal mio punto di vista, il luogo centrale in cui avviare e in cui rilanciare questo discorso a Vicenza e un futuro incentrato sul sapere è la Biblioteca Bertoliana, o uno dei luoghi centrali di questo. L'architetto Visentin sta facendo, dal mio punto di vista, un grande lavoro in questi ultimi tempi, ma le biblioteche oggi non possono essere solo luoghi di conservazione della memoria e del sapere passato, devono essere luoghi di produzione della conoscenza, devono essere luoghi che attirano le persone da fuori a vedere delle mostre, a visitare, a consultare dei testi, dei materiali, ma devono essere dei luoghi di incontro aperti alla cittadinanza. In questo senso credo che ci siano molti esempi in Italia e all'estero che ci possono ispirare, appunto, di biblioteche come luoghi aperti, che non sono solo luoghi di conservazione e che non sono solo luoghi di studio nel senso, diciamo, più
nel senso di sale studio. Volevo arrivare a un tema più specifico che è legato a quello, al discorso che facevo prima sull'identità, no? Chi siamo noi? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare e soprattutto ce la dobbiamo fare in una situazione come questa. Non so se ricordate quando Alice nel Paese delle Meraviglie incontra il gatto del Cheshire, no? E gli chiede: ma dove devo andare? Devo andare a destra, devo andare a sinistra? E il gatto risponde: dipende da dove vuoi andare, no? Allora noi oggi dobbiamo capire, dopo quello che è successo e tutto quello che abbiamo vissuto, se questa è una situazione passeggera e potremo riprendere da dove abbiamo lasciato, se invece sia, come dicevo all'inizio, e io propendo per questa ipotesi, proprio un'occasione per cambiare strade, fare strade nuove. Allora, ripeto, la domanda di identità noi ce la dobbiamo fare dall'interno, ma ce la dobbiamo fare anche dall'esterno. Come è percepita Vicenza? Sarebbe bello fare uno studio sistematico su come Vicenza è vissuta e percepita da potenziali visitatori, come viene presentata nelle guide turistiche, nei siti più visitati. E chiudo dicendo che in questo modo forse potremmo anche capire che non può più esserci una città per i cittadini e una per i turisti, non possono esserci due città o più città diverse. Questa è una lezione che è stata appresa in città come Barcellona, in città come Amsterdam, che sono state cambiate non sempre in positivo, anzi più spesso in negativo, dal turismo, e quindi credo che soprattutto venendo da questa grave crisi, noi dobbiamo chiederci quale sarà l'identità futura di Vicenza e ripeto, no, potrà, secondo me, la risposta dovrà essere univoca, anche se ovviamente articolata, per chi nella città vive e lavora e per chi la città visita. Spero che sia stato comprensibile, perché io avevo un rientro fortissimo ed era difficilissimo mantenere il filo del discorso. Professore, noi l'abbiamo sentita e la ringraziamo tantissimo per aver partecipato. Grazie a lei. Adesso, prima di cedere la parola a Marco Marcatilli per una sintesi e per andare anche ad indagare quali sono state le risposte ai questionari e gli spunti che ne sono derivati, io vi farei ascoltare un altro contributo che affronta il tema della cultura legata all'architettura. L'intervento è di Aldo Cibic, che è un designer fondatore del Cibic Workshop ed è un designer che do di fama sicuramente internazionale, e parlerà di rigenerazione urbana e del ruolo dei giovani. Non ne parlerà da solo però, perché è in un dialogo con Chiara Visentin, architetto e presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, che non solo ci ha ospitati negli spazi di Palazzo Cordellina, ma si è anche prestata a dialogare con questo designer dei temi in questione. Quindi mi date un minuto solo che provo a... Tirare giù, allora vado giù qua così, ok, perfetto, città bellissima, speriamo che funzioni subito, sì, schermo intero, ok. Non è partito. Sì. L'audio? Cosa? Thank you.
situazioni, in momenti di ingresso. Thank you. Io, essendo un commuter con prima con Milano-Vicenza, poi adesso anche spesso con Venezia, ma c'è sempre questo, diciamo, senso un po' di sconcerto quando entri e non hai l'idea che ti si presenta una città. Cioè, da una parte c'è la parte di Vicenza Ovest, dove proprio entri da uno svincolo e ti metti nel viale Verona, che è senza identità, per cui io credo che una città d'arte dovrebbe portarsi l'arte dappertutto e tutti gli accessi dovrebbero avere qualcosa un po' imprevedibile, cioè che uno trova uno spirito, legge uno spirito, anche se, diciamo, è molto difficile ricucire tanti disastri che sono stati fatti, ma che si capisca che c'è una voglia di fare. Credo che sia il momento in cui dare dei segnali, e l'arte in questo caso, per gli accessi alla città, potrebbe essere, diciamo, una svolta molto interessante dal punto di vista strategico del voler esistere. Assolutamente, quindi allora abbiamo lasciato le porte e adesso entriamo in città tra nei suoi spazi pubblici, tra gli spazi verdi e le piazze. Secondo te come bisognerebbe rigenerarli, anche per farli diventare più gioiosi, per renderli più vivi e per tutti gli utenti della città? Credo che quello che manca tante volte, conoscendo i posti, diciamo, c'è Campo Marzo, c'è Piazza dei Signori, c'è Parco Querini, io vivo davanti a Palazzo Chiericati in Piazza Matteotti, dove c'è un piccolo parchetto, ma che amo molto, e secondo me sempre, se uno vuole generare vita, che è quello che poi genera la gioia in una città, è di costruire in qualche modo un palinsesto, cioè di capire, di mappare, di capire questi posti, cosa succede in questi posti durante le stagioni, in cui poi vai a mettere dentro quelli che sono già certi programmi del mercatino che sta in Piazza dei Signori, invece che di quello che vende la ferramenta cercando di isolarla perché non sembri che uno che arriva da fuori non creda che siamo un paese arretrato, ma facendolo, cioè dando valore a tutto quello che si fa. E pensando che, se dico Campo Marzo, immagino che il problema è che le attività che succedono fanno diventare quel posto vivo e sicuro, e non la polizia che in qualche modo diventa un presidio violento del territorio. Lo stesso vale per tutti gli altri posti, cioè che ci sia questa volontà di avere un progetto, ma un progetto che si sviluppa nell'anno, nelle stagioni, per cui ognuno sa che quella domenica lì, o perché è un vicentino, o perché è della provincia, o perché viene da fuori, sa che Vicenza è una città che propone. E quindi, allora, in questa proposta bisognerebbe far entrare in modo rilevante i giovani, e quindi come bisognerebbe coinvolgerli, secondo te, con workshop, con apps, anche per, come dire, riportarli ad amare questa città, riportarli a sentirsi importanti per la città
e per fare qualche cosa non solo per Vicenza ma anche per il loro futuro. Allora, partendo dalla fine, quello che sognerei di vedere è di vedere una città dove c'è della gente diversa da quella che sono abituato a vedere. Io mi ricordo quando ho fatto un anno a Fabrica a Treviso, il popolo dei fabbricanti, li chiamavano, che stava nel centro di Treviso, era molto riconoscibile. Quello che era già successo con un workshop che abbiamo fatto qualche anno fa col CNA e di cui ero tutor insieme a questo designer italiano che sta in Inghilterra, si chiama Martino Gamper, era in quel caso di aver messo insieme 12 creativi di italiani e stranieri, talentuosi, insieme a 12 artigiani evoluti del territorio. E ti devo dire, sempre, io ho fatto tanti workshop di tutti i generi in università e mi piace lavorare su quelli più sperimentali, in cui all'inizio non hai la più pallida idea di cosa può succedere. E anche in quel caso all'inizio dicevi, ma gli artigiani erano molto diffidenti, quegli altri c'era un problema di comunicazione, di lingua, ed erano a loro modo diffidenti. Ho detto, ma chissà cosa succede. Dopo 3 mesi, questi qui andavano d'amore d'accordo, si erano create queste 12 produzioni con una piccola prima mostra che raccontava il percorso che c'era stato, ma nel giro di altri 3 mesi erano finiti uno che non era mai stato all'estero, che fa il vetro, a esporre a Miami, a una delle mostre, a Miami Basic, una delle mostre più importanti. Quell'altro era finito sul Financial Times con i suoi gioielli. Cioè, questo è successo con un'azione molto piccola, con un investimento molto contenuto, che vuol dire non andare in opere di restaurare palazzi o cosa, ma dire perché non abbiamo per tutto il tempo 20 ragazzi, 10, 15, che vivono in un appartamento con qualcuno che vi aiuta per gestirlo e con uno o due tutor, come eravamo stati noi in quel caso, a seguire questa cosa. Io vorrei tanto che Vicenza fosse così sempre e non c'è motivo per non riuscire a farlo e non è costoso e può produrre una visione di futuro, può essere un modello di riferimento per fare altre operazioni simili, può far vedere ai giovani con quello che viene fatto in queste occasioni che non è tutto fermo, che la vita continua dalle condizioni magari in cui ci ritroviamo adesso, che sono più difficili, ma non possiamo aver paura. E quindi è un po' questo che vorresti da questa città, se proprio io ti chiedessi, tu vivi a Vicenza, però sei anche un cittadino del mondo, e quindi se io volessi concludere chiedendoti, ecco, io Vicenza vorrei che fosse puntini puntini, è questo, cioè questa continua interazione quindi tra giovani, il fare, perché il fare è fondamentale un po' per tutti, ma anche per i giovani, e poi che cos'altro? E poi l'altra cosa, perché la vivo personalmente, adesso dopo il lockdown io vivo, praticamente io dovrei vivere metà in Cina e metà qui, ma vivo quasi sempre a Vicenza, a Milano ci vado per necessità, il mio studio è a Milano ma ci vado solo per necessità, è che qui bisogna cominciare una sorta di caccia al tesoro per trovare tutte quelle persone eccezionali che però per diversi motivi che ancora non sono riuscito ad andare a fondo, non riescono a mettersi insieme per aiutare a far sì che queste cose succedano. L'avere conosciuto Chiara per me è stata veramente una illuminazione e spero che sia l'inizio di questa affascinante caccia al tesoro. Tanto grazie, se posso dire è reciproca la cosa, quindi io direi iniziamo veramente una caccia al tesoro, conosciamo molto bene questa città e forse dietro le colonne, dietro i palazzi, dietro i portoni, ecco, troviamo le persone giuste per unirci e soprattutto per fare del bene, nel senso operativo del termine, a Vicenza, che è vero, è una città bellissima. È una città bellissima, ma deve avere più vita, deve essere una vita più esplosiva. Grazie. Grazie a voi.
Ringraziando Aldo Cibic e scusandoci per qualche intoppo nell'audio del video, io cedo la parola a Marco Marcatilli che gliela cedo direttamente, che vi spiega il suo intervento. E veniamo questa volta, lasciamo gli interventi diciamo così più generali ed entriamo nel dettaglio di quello che è la fase operativa, perché il dottor Marcatilli vi comincerà a parlare del questionario e di che cosa è emerso dai dati del questionario. Grazie. Aspetta. Okay. Così? Sì. Grazie Caterina, che è una forza della natura, perché gestire quattro cose contemporaneamente nessuno sarebbe in grado. Io sarò brevissimo, anche perché sono l'unico forestiero anticipato che vengo da Bologna. Che cosa faccio io? Umile economista, sapete che gli economisti hanno fatto più morti delle guerre, quindi come dire, noi ci andiamo cauti in vari contesti. Mi sono sempre occupato di sviluppo delle città, sviluppo dei territori, anche in chiave sociale e culturale. Mi sono divertito a coordinare alcune capitali italiane della cultura. Ho conosciuto Vicenza e ci sono tante energie sociali interessanti. Un primo risultato già lo vedo oggi. Con questa partecipazione credo che Vicenza non sia più una città di esposizione, ma una città che si espone. Questo è un grande risultato e lo dico anche a bassa voce, credo anche che la città sia stata spregiudicata un po', perché in questo momento ripartire dalla cultura è molto coraggioso. Però credo che sia lungimirante. Cioè, in giro per l'Italia si sta partendo da cose molto hard, molte infrastrutture non attaccate ai bisogni. Ripartire dalla cultura dà un senso di futuro che è determinante, perché qui noi non stiamo seminando per raccogliere risultati domani mattina, ma la città di Vicenza semina se raccoglie le sfide di cui ci parlava Edoardo e Giancarlo. Che significa per me, così mi espongo, che significa per me sviluppo? Perché abbiamo a che fare con la cultura? Sono molto d'accordo con Giancarlo. C'è una schiera di economisti che dalla mattina alla sera cercano di capire se l'investimento in cultura porta 5 euro, 6 euro, 4 euro. E se non portasse nessun euro? Non è sviluppo? Non è economia? Economia è una parola strana, eh? Adesso ci vorrebbe una lezione di storia, ma nel 1700 in ogni libro di economia c'era scritto sotto della felicità pubblica. Il ministro dell'economia italiano dovrebbe occuparsi di felicità pubblica. Poi ci siamo persi per due secoli e non so dove siamo andati a finire, però guardate, anche mia mamma crede che occupandomi di economia in qualche modo abbia a che fare coi soldi, quindi sta tranquilla. In realtà io non mi occupo di questo. Sviluppo significa tre cose dal mio punto di vista. Poi vediamo che cosa c'entra la cultura. La prima, un territorio è sviluppato se porta contemporaneamente tre dimensioni: la dimensione economica, la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale. Non credete a chi vi dice che sviluppo è una di quelle cose, che voi però non vedete perché non riuscite a eliminare quella. O queste tre cose vanno di pari passo, o altrimenti ci sono città che vanno molto bene economicamente, ma sono un disastro dal punto di vista socio-relazionale e spirituale. Ci sono molte città che vanno bene socio-relazionalmente, ma non economicamente. Sviluppo è quando sappiamo fare tutte e tre assieme. E questa è la difficoltà. Allora qui il punto è la cultura non come settore. Ci aiuta? A mio modo di vedere è l'unica chiave che ci può far raggiungere quell'obiettivo contemporaneamente, a prescindere se creiamo o non creiamo un moltiplicatore economico. Secondo punto, la cultura è l'unica che riesce a mettere insieme quella che noi chiamiamo la città delle pietre con la città delle anime. Ci avete fatto caso che quando parliamo di città, voi lo potete dire in tre modi contemporaneamente: urbs, civitas e polis. Mi perdonate, tanto non avete pomodori, però noi abbiamo nella testa che gli architetti si devono occupare dell'URBS, che i sociologi e gli economisti della Civitas e i giuristi della Polis. Sbagliato.
noi abbiamo saputo, anzi noi abbiamo separato questi livelli. Le città italiane sono un disastro perché hanno separato questi livelli. Noi ci dobbiamo riconoscere più come Civitas dentro l'URBS. Nel questionario mi avete segnalato tantissime potenzialità legate ai contenitori urbani, ma se non ci riscriviamo come Civitas è difficile mettere insieme le due dimensioni, contenitore e sviluppo. Terza, oggi le città devono mettere insieme le città di sopra e le città di sotto. Siamo un sistema che produce sistematicamente diseguaglianze, fragilità, vulnerabilità. Allora qua scoprirsi cultura di sistema ci aiuta a mettere insieme, a creare queste due. Allora vedete che in questa prospettiva, da semplice economista, la cultura trova il suo ruolo più importante. E questo progetto è un progetto di onda lunga, non è un progetto che finisce a settembre, è un progetto che parte ora, perché si inserisce dentro questo sistema. Noi vi abbiamo rotto le scatole, qualcuno di voi ha compilato il questionario, perché io ho ricevuto più di 60 risposte, io ho trovato in queste 60 risposte dei frammenti di cultura di sistema molto interessanti e ve li volevo restituire. Il primo, chi ha risposto? 62 persone, forse erano vere, forse erano false, però mi avete dato nome, cognome e cellulare, quindi qualcosa di vero c'era. Non è un campione rappresentativo, non stiamo qui a fare un'indagine rigorosa, no? Ci serviva un po' per coinvolgerci vicendevolmente. Prende vari mondi, è bella, no? Questa pluralità, ma soprattutto già dà un'identità alla città interessante, no? Cioè per la metà, 52,9, sono soggetti che producono cultura. Questa è una città di produttori, eh? Nessuno si sente fruitori. Questa è una città di produzione culturale, non solo di fruizione. Per un 40% c'è una pluralità di servizi creativi della conoscenza che io non sapevo esistessero a Vicenza, legate alla formazione, alla conoscenza, al design, all'architettura, tutte le cose che ci ha detto, oh, 40%, è quasi la metà dei rispondenti. E poi c'è un 8% legato a tutto il mondo dell'accoglienza turistica. È chiaro che ciascuno di noi, il tema qui è uscire dalla bolla per guardare il sistema. Cioè il mondo dell'accoglienza turistica, se guarda quella bolla, non riesce a intravedere delle spinte di futuro. La stessa cosa è il mondo della produzione culturale, se non si mette in connessione con i servizi creativi. Questo è interessante, no? Iniziamo a vedere degli anticipi di futuro da quello che è successo dal Covid. Noi vi abbiamo chiesto come sta interagendo il Covid nella vostra attività. A me ha colpito molto. Prima, attività. Io sono venuto a Vicenza qualche volta, quando lo chiedevo in giro, risposta era disastro, qui la città si è fermata. E voi mi avete detto una cosa completamente diversa, mi avete detto che per il 9% di voi è cresciuta, per un 15% invariata, per un 43,3% è rallentata, è normale, ma comunque molto attiva. Poi c'è un quarto che ha subito un forte impatto, ma di fronte a un quarto c'è un 75% che ha continuato e si è trasformato. L'aspetto più interessante è quella dove vi abbiamo chiesto se state pensando di cambiare pelle. Qualcuno di voi, molti di voi mi hanno detto, ma l'abbiamo già cambiata durante questa pandemia. C'è un 53,7% che ci dice, il cambiamento l'abbiamo già fatto, abbiamo dovuto ripensarci come missione, come servizi. Non aspettiamo che arrivi, possiamo fare gli eventi o altre cose. 15% ci sta pensando, è in quella. Poi c'è un 22,4% in valutazione e 9% no. Cioè di fatto c'è un 91% dei 62 che sta dicendo che sta già cambiando. Culturale che diciamo che già è diverso da come lo conosciamo. Sto facendo le bizze queste qui, forse sto dicendo cose non utili.
Questo è molto interessante perché significa che oggi ci troviamo per esporci, ma anche per manifestare un cambiamento. Noi siamo diversi da quelli che eravamo già oggi. Poi vi abbiamo chiesto uno sguardo sulla città bellissima. Qua non sono vicentino, quindi mi perdonerete, ho fatto una sintesi. Prime questioni. Vi abbiamo chiesto, ma da dove partiamo? Quali sono i vostri punti di ripartenza, i vostri punti di valorizzazione? Non sono tutti quelli che ci avete detto. Ci avete detto tante cose interessanti, però quelli più ricorrenti sono questi. Il brand Palladiano UNESCO è stato un primo punto. La tantissima varietà di contenitori simbolo, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista artistico. Certo, ci avete detto, molto spesso non valorizzati, però la disponibilità. Ora, questi contenitori erano l'esito di una certa cultura del tempo, no? Quali sono i contenitori esito di questa cultura che noi stiamo costruendo? Ci avete detto della posizione strategica, del collegamento con le imprese, dell'essere hub nel Veneto. Ci avete detto della dimensione urbana, flessibile. Io vengo da Bologna, è un'altra città media. Ci avete detto della pluralità di offerta. Vicenza non è monovocazionale. Vicenza è plurale, ce lo diceva anche Edoardo. Poi ci avete anche detto i punti che migliorereste, ma questi sono punti che tutte le città ci segnalerebbero. Una promozione turistico-culturale su cui lavorare, quello del coordinamento e la collaborazione è stato il punto più, come dire, più sentito. Ci avete anche detto che ci sono delle potenzialità legate ad alcune aree della città che si potrebbero valorizzare, che in questo momento rimangono inutilizzate. Uno sviluppo di una cultura dell'accoglienza, la mancanza di un prodotto, la comunicazione e spazi adeguati per eventi. Io mi sono focalizzato su un punto, perché mi sono chiesto, ma sarà proprio vero che questi non collaborano? Bene, il mondo culturale, forse c'è una difficoltà a riconoscersi reciprocamente, a partire dall'amministrazione, che fatica a riconoscere, ma anche, no? I soggetti produttori culturali che forse fanno fatica. Quando vi abbiamo chiesto se vi è capitato di collaborare con l'amministrazione, plebiscito, grande collaborazione. Qui non è che non sappiamo la matematica, quindi la somma non fa 100 perché potevate rispondere a più di una. La cosa che ci ha colpito è che avete collaborato anche tra di voi. Quindi il punto è canalizzare questa collaborazione dentro una direzione comune. Cioè il senso non è che manca una rete anche bilaterale, ma il tema è riconoscersi dentro un sentiero comune. Questa è una delle finalità di cui ci parlava Caterina. Cioè siamo qua per dare senso alle tante energie sociali che già operano, che già ci sono, a prescindere dall'amministrazione. Incanalarle dentro una visione comune è uno scopo e moltiplica le azioni. Poi vi siete scatenati quando vi abbiamo chiesto che cosa vi aspettate da questo percorso. Qua mi avete dato l'idea di Totò. No, io volevo un savoir, per dove dobbiamo andare, dov'è che dobbiamo andare, perché avete detto tutto, ma in sostanza ci avete detto che il risultato è il dialogo e la partecipazione, che volete una proposta condivisa, una regia, un coordinamento, una programmazione, una visibilità e comunicazione, progettualità concreta. Posso dire, dopo gli interventi che abbiamo ascoltato, lo sappiamo dove dobbiamo andare. Ci dobbiamo dare il tempo, senza l'ansia, con la possibilità di sbagliare, diceva Giancarlo, di mettere in fila. Abbiamo colto che vi aspettate dall'amministrazione un salto, non ci è sfuggito, però abbiamo colto anche grandi disponibilità da parte vostra nell'inserirvi all'interno di questo percorso. Un percorso che, per chiudere, non solo l'idea di una cultura di sistema, ma anche l'idea di una cultura trasformativa. Cioè, adesso dai questionari non è che si capisce proprio tutto, altrimenti avrei fatto il psicologo.
però c'è già insita dentro di voi l'idea che la cultura è trasformativa. E consapevolezza che ci sono tante culture all'opera a Vicenza, non c'è una cultura, tante culture all'opera a Vicenza, ce l'avete segnalate. Noi abbiamo suddiviso in 4 tappe proprio per dare sensibilità di questa pluralità di culture che vanno messe a sistema, sapendo che il Covid ci ha insegnato che il sistema conta più di noi stessi. Questo moltissimi imprenditori l'hanno capito. Hanno salvato il sistema prima ancora dei loro bilanci. La stessa cosa è il mondo culturale. Il Covid ci sta insegnando che prevale il sistema su di noi. E che prevale la cultura di sistema sulla singola cultura artistica, architettonica, economica, imprenditoriale. La seconda, qua ci sono una marea di produttori culturali inconsapevoli. Ma scusate, l'imprenditore, adesso non voglio far nome, però mi è rimasto dainese, si sente produttore culturale? Il suo prodotto è l'esito di una cultura del territorio? E quando esporta, prima città, provincia italiana per export pro capite, è l'esito di una cultura di sistema che... Cioè, tutti siamo produttori culturali qui, Non è che c'è qualcuno produttore culturale e un altro che è fruitore. Qui ci dobbiamo sentire tutti produttori culturali, che il cui, la cui azione ha un esito, un effetto. La terza è che la vita sociale ed economica di Vicenza è l'esito, è un esito culturale. Cioè, se Vicenza oggi è così, è perché è l'esito culturale. Agire sul sistema culturale vuol dire agire sulla vita economica e sociale futura. Guardate che ci sono città che stanno crescendo perché è l'esito di un sistema culturale. Qua chiudo non per fare il mestiere di vedo, però io ho capito che cosa stessi facendo quando Max Weber dice queste parole. Cioè, guardate, l'economia non è una macchina. 100 euro in cultura, quanto moltiplicatore mi porta? Ma chi se ne frega? L'economia è l'esito di una costruzione sociale. Parole è la traduzione in consistenza materiale dell'evoluzione sociale e culturale, aggiunge, delle comunità. Max Weber ci dice che fino a quando noi non agiamo sul sistema sociale e culturale, noi non creiamo economia. E all'epoca Einaudi diceva non c'è rimedio economico al problema economico. Cioè, per rilanciare questa città non è che c'è un rimedio economico, se non quello di tornare ad agire sull'evoluzione sociale e culturale di una città. Qua mi ci metto anch'io, che vengo da Bologna ma sono marchigiano, siamo tutti protagonisti di questo esito sociale e culturale atteso che potrà cambiare la vita sociale, economica e turistica senza scorciatoie, perché lo sviluppo è questione anche, come dire, di onda lunga e serviranno risorse, ma soprattutto dedizione ed energie, e quindi vi auguriamo a tutti buon lavoro. Allora, ringraziando Marco per i tanti spunti e per l'azione di sintesi che ha fatto, è un po', io lancerei pochi minuti, non dobbiamo, ma se qualcuno ha una domanda, una, lascerei anche un pochino a voi la parola proprio per tradurre un po' alcuni degli spunti che sono arrivati in una richiesta, una proposta o comunque un... Abbiamo i nostri relatori qui a disposizione, quindi 5-10 minuti sono dedicati anche a voi. Timidissimi. Allora, intanto... È l'epoca dello spritz. Ah, eccola laggiù. Riesci a venire qui, che così evitiamo di passarci questo microfono in...
È veramente una domanda operativa. Intanto, buongiorno a tutti, io sono Lucilla Fazio. Volevo sapere i next step operativi, visto che, diciamo, perlomeno in me questo incontro ha generato molte aspettative, e anche perché ho letto delle parole co-creazione, generazione e costruzione partecipata, quindi volevo capire i next step. Grazie. Allora, ti rispondo io con, intanto qua ritorno alla presentazione, così andiamo, no, siamo un po'... ok. Hai anticipato un pochino quello che era un po' l'intervento conclusivo, che è quello di portarci alla seconda tappa e il tempo da qui alla seconda tappa. E il resto del percorso prevede appunto l'avvio di questi quattro dibattiti che più o meno si svolgeranno tra settembre e dicembre, e poi porteranno ad un incontro conclusivo dove analizzeremo e tireremo un po' le somme di quello che è stato il nostro percorso insieme. La seconda tappa l'annunciamo già, e dei quattro contenitori che avevamo, ho detto, di discussione: città della bellezza, della cultura, e adesso in questo momento mi sfuggono gli altri due, io vi posso dire che partiremo proprio dalla città della bellezza. Quindi partiremo dal ruolo dell'arte, dell'architettura e dell'architettura e del design. Io qui vi ho buttato, letteralmente, vi ho gettato dei semi, cioè dei temi che sicuramente popoleranno questo nuovo dibattito e sui quali in qualche modo sarete coinvolti dal tempo che comincia oggi e che ci porterà a settembre, alla data che vi comunicheremo a breve sulla seconda tappa. E questi temi non sono fissi, sono temi che possono essere arricchiti, e lo faremo proprio insieme attraverso un dialogo che avvieremo e sul quale anche voi potrete dare il vostro contributo. E, io qui ho inserito rigenerazione dello spazio urbano, l'architettura come motore di sviluppo culturale, l'architettura e la sostenibilità, l'altro il design tra cultura e profitto, gli spazi espositivi e i luoghi della cultura. Ma al di là dei temi ho anche messo "ne parleremo con", e anche qui ho fatto un elenco dove ci siete un pochino tutti come rappresentanti del mondo della cultura, dagli architetti, i designer, i curatori, le istituzioni culturali e scientifiche, ma è un elenco aperto, è una proposta, perché chi vorrà unirsi e partecipare a questo genere di dibattito non farà altro che in dialogo dirlo, e costruiremo anche quello che sarà la composizione del tavolo che discuterà questi temi. E questi temi verranno discussi, ne sarà fatta una sintesi e ci servirà per lanciare il tavolo successivo, che non sarà mai slegato, perché qui la parola che non dobbiamo mai perdere di vista è la connessione. Quindi tutti i dibattiti saranno connessi da loro e insieme ci concateneremo per arrivare poi al tavolo conclusivo. Buonasera a tutti, Giuseppe Caldiera, sono il direttore generale di QO Business School. E credo che i temi che voi avete trattato sono quelli che fanno parte anche della nostra attività, della nostra vita, non sempre ben conosciuta anche a Vicenza. Noi operiamo tra l'altro con queste connessioni incredibili qua a Nascia Padova nel 57, proprio dalla spinta di tre soggetti che erano l'università da una parte, l'impresa e le istituzioni pubbliche, e nasce già allora con una prospettiva che allora si chiamava il Triveneto, oggi Nord-Est, che andava da Trento Bolzano a Udine Trieste. Nel 1980, grazie ad una particolare congiunzione di la presenza nel Consiglio di Amministrazione del QOA di Padova di alcuni illuminati vicentini e dell'Accademia Politica, che poi aveva avuto, grazie ad un lascito testamentario, la possibilità di recuperare una bellissima villa alle porte di Vicenza, Villa Valmarana Morosini, il QOA si è trasferito lì. E dal 1980 operiamo lì.
Con quale logica? Con la logica di formare quella che abbiamo sempre chiamato la classe dirigente di cui questo Paese ha grande bisogno. Allora, nei temi che abbiamo sentito oggi sono emerse tante cose, però io vorrei sottolineare una parte che è molto importante per noi, che sono le competenze. Mai, credo come in questo momento, la situazione del Covid abbia fatto emergere il bisogno di competenze adeguate. Per noi, quando lavoriamo nelle organizzazioni, diciamo che le organizzazioni per vivere, sopravvivere e svilupparsi hanno bisogno sicuramente di una visione, di una strategia, di un'organizzazione, di metodi, di strumenti e soprattutto di risorse adeguate. E le risorse e le competenze adeguate. E le competenze si costruiscono, si formano. Ci hanno riempito la testa del fatto che noi viviamo in un mondo in trasformazione. Si è parlato anche del lifelong learning, cioè questa necessità di formarsi continuamente, e dobbiamo però sottolineare oggi la possibilità anche di operare e di trovare veramente una risposta passa anche in questo, cioè nella capacità di lavorare molto sulle competenze. Anche l'arte, la cultura, lo spettacolo, qualsiasi iniziativa, qualsiasi modalità ha bisogno di trovare anche competenze adeguate per sviluppare valore. Perché noi siamo una business school, quindi il business che è visto spesse volte come qualcosa di negatività, lo possiamo trasformare in creatività anche nelle sue componenti, anche non profit, tra l'altro QOA è un'associazione, è una fondazione non profit, ha bisogno però per vivere di produrre valore, non di distruggere, perché producendo valore noi possiamo creare anche delle risorse da utilizzare per lo sviluppo. Non possiamo sempre pensare che sia lo Stato o che siano degli interventi esterni anche a garantire questo. Dobbiamo essere in grado di autoprodurre e di creare valore. Questo è un altro aspetto. Poi, lasciatemi, avrei molto altro da dire, ma non vorrei togliere spazio ad altri. Ecco, anche dei termini. Noi, proprio l'anno scorso, il 15 giugno, abbiamo giocato un po' sul nostro acronimo QOA, che vuol dire Centro Universitario Organizzazione Aziendale. L'abbiamo trasformato in Culture Open to Action, che è proprio un po' quello che nasce anche da questo. Cioè la cultura in senso ampio, e non è solo la cultura letteraria, ma anche la cultura d'impresa, anche una cultura molto più ampia, che deve aprirsi e trasformarsi in azione, in concretezza. Questo è uno degli aspetti anche molto importanti. Questa iniziativa va nella direzione e noi siamo assolutamente a disposizione. Grazie. Grazie. Siamo. Grazie mille davvero per il contributo. E che dire? Io direi che siamo giunti, se nessun altro vuole intervenire, siamo giunti più o meno verso la conclusione. E io non posso che veramente ringraziarvi tutti, perché io credo che il primo piccolo successo ce lo siamo davvero agguantati questa sera, trovandoci tutti qui, ascoltando quanto è stato detto, accettando in qualche modo la sfida tutti insieme, e quindi l'appuntamento davvero è al prossimo appuntamento. Io, prima di cedere la parola per un saluto finale all'assessore alla cultura Simona Siotto, voglio fare un ringraziamento alla direzione dei musei civici e all'assessorato alla cultura. Qui siamo ospiti questa sera in ogni caso, e quindi va il nostro grazie, e anche un grazie che è anche un messaggio positivo a quelle persone che veramente in pochissimo tempo, quando ho chiesto se partecipavano con un po' di collaborazione, si sono prodigate, perché hanno avuto l'entusiasmo di dire e di pensare che questa iniziativa possa davvero portare qualcosa di buono a tutti noi. E quindi anche sul fronte operativo io ringrazio Adifly, che si è prestato per le riprese video, Manuela Maltauro per la segreteria organizzativa, e Facce Pollini, che davvero in pochissimo tempo si sono lanciati nel supportarmi nella grafica e nella comunicazione di questo inizio di avventura. E l'appuntamento sarà poi per settembre, ma lascio la parola ai saluti a Simona Siotto. Ho di fronte a me moltissimi amici,
persone che ho imparato a conoscere, ad apprezzare in questo ruolo che mi onora tutti i giorni e che spesso dico non ho la levatura di sostenere. Vi vedo agli incontri, vi vedo alle riunioni, vi vedo in assessorato quando lavoriamo sui programmi e vi ho visto nonostante le difficoltà anche nel periodo di chiusura. Sono state dette tante cose oggi, ce n'è una però che io voglio dire e che forse può sembrare banale, ma è quella da cui è partita insieme a Caterina, che ringrazio, tutto questo progetto. Io amo Vicenza e voi amate Vicenza. Non è così banale, perché poi alla fine, se vogliamo cercare una risposta a cosa sia la cultura, l'essere umano è cultura. L'essere umano è emozione continua, è occhio, è sguardo, è suono, è quella stretta di mano che ci è mancata tanto, che io adesso faccio finta, me ne frego e le do le strette di mano, perché io ho bisogno del contatto con l'altro. Lo sapevo prima, me ne sono resa conto dentro quella che sono, ho bisogno di una pacca sulla spalla, ho bisogno di mettermi in relazione con gli altri per ricordarmi chi sono, da dove vengo e soprattutto dove voglio andare. Questo vogliamo fare noi, vogliamo tirare fuori da questa città tutte quelle relazioni meravigliose che ci siamo resi conto che ci sono e lo sapete tutti voi perché sennò non sareste qui. Vogliamo tutti insieme tenderci una mano per tirar fuori da ognuno di noi qualcosa che sia qualcosa di più di quello che forse abbiamo dentro. Forse neanche lo sapevamo prima, ma se ci mettiamo in relazione e lo cerchiamo assieme, Vicenza è una grande città. L'idea di città bellissima è derivata sicuramente da una serie di sollecitazioni letterarie, anche ormai talmente usurate che insomma, però dalla consapevolezza che Vicenza ha una sua identità culturale, che ce l'ha ricordato Edoardo, che io trovo straordinario, insieme a tutti gli altri relatori, è un po' il professore che di storia economica avrei voluto avere anche io, perché Edoardo ha in qualche modo ricordato a noi l'amore che c'era a Vicenza già tanti secoli fa e che ancora rimane, è lì, come un'anima che continua a bruciare, che continua a scaldare. Noi dobbiamo ritirarla fuori per andare avanti tutti assieme. Una sorta di Vicenza 4.0, così per rimanere in tema molto moderno, che però non si deve mai dimenticare da dove viene, perché se ci dimentichiamo da dove veniamo, poi il nostro posto del mondo facciamo fatica a ritrovarlo. Se invece noi ci ricordiamo da dove veniamo e ci ricordiamo chi siamo e siamo orgogliosi di quello che siamo, allora il nostro posto nel mondo non ce lo potrà negare nessuno. Questo vale per ogni essere umano, vale anche per una comunità, vale ancora di più per una città che è un patrimonio così importante. Io vi ringrazio tutti, però lasciatemi insomma ringraziare soprattutto Caterina, che è stata l'anima davvero pulsante e alla quale va un omaggio con molto affetto, perché è stata coraggiosa, quel coraggio che noi chiediamo a tutti voi insieme. Lo stesso, l'ho detto prima e io l'ho baciata. Grazie a tutti. Io, ecco, l'unica cosa, ricordatevi che il tempo da qui a settembre non sarà un tempo morto, non sarà un tempo inutile, ma sarà un tempo in cui ci sentiremo e dialogheremo insieme e magari anche lavoreremo. Grazie a tutti.